primo branco di una montagna, diciamo di media altezza, che offre la possibilità di accedere ad un anello escursionistico di circa 22 km. Le possibilità di accesso a questo anello sono innumerevoli. Qui siamo appunto a Revello, l'itinerario escursionistico parte dal centro storico, si sviluppa attraverso il comune successivo, quindi il comune di Rifreddo, poi il comune di San Front, quello di Paesana e sull'altro versante della montagna il comune di Barge e di Envie. Questa è la cappella marchionale ed è praticamente l'unico municipio nella provincia di Cuneo che possiede una cappella al suo interno. La cappella marchionale era la residenza anche di Margherita de Foix, un luogo dove ci sono migliaia di turisti all'anno. Grazie anche all'associazione ASAR abbiamo le visite anche sabato e domenica. La cappella è oggetto di tanti sposalizi civili. E ci troviamo a 650 metri di quota in Valle Po, in Balma Boves. L'accesso al sito è garantito dal Saluzzese oppure dalla zona il Pinerolese. Alla frazione Rocchetta consigliamo di lasciare l'auto e proseguire a piedi con una tranquilla passeggiata di mezz'ora. Durante il periodo dell'apertura e va da Pasqua fino a fine ottobre, abbiamo una serie di programmi di escursioni guidate che prevedono anche degli anelli da durata di mezza giornata o tutta la giornata. L'associazione Vesulus opera ormai da più di un decennio nelle vallate qui del Monviso. È un'associazione di accompagnatori naturalistici, quindi accompagna gente a vedere appunto le bellezze del nostro territorio. Nello specifico adesso abbiamo anche da qualche anno la gestione e l'apertura del sito di Balma Boves, del sito museo di Balma Boves. Discovery Monviso è una SD che opera sul territorio della Valle Po. Lavora su tre settori differenti della mountain bike, dall'enduro con servizi di bike shuttle, agli accompagnamenti cicloturistici e al gruppo sportivo di mountain bike per i ragazzini dai 6 ai 14 anni. Il percorso arrivare qui è abbastanza semplice a livello tecnico perché si sviluppa su asfalto la prima parte, mentre poi inizia lo sterrato nella seconda parte, però accessibile a tutti. Ma questi luoghi ben rappresentano ciò che è il cuore di San Front, ben rappresentano la vita che c'era. Siamo qui vicino alla prima raccolta storica di acqua. Questo è veramente un manufatto di ingegneria idraulica spettacolare, l'acqua preziosissima che veniva incanalata prima di tutto per evitare danni e poi per lavarsi, per mangiare, per accudire le bestie. Quindi pensate, sotto c'è il forno, appunto il forno della comunità. Tutto questo, pensatelo, immaginatelo con vita, è pieno di vita. E quello che si vuole regalare adesso a chi viene a vedere Balma Boves è pensare a quei posti, pensare che qui sono stati vissuti, pensare alla serenità che emana e la bellezza che è sotto gli occhi di tutti. Stanno emergendo delle opere di grande valore, alcune più antiche, databili intorno al 1300, altre invece di epoca rinascimentale. Così questo ci lega anche al territorio di Saluzzo, che del Rinascimento è un po' una perla piemontese. C'è una lettera del 1511 in cui Leonardo parla della pietra del Monbracco sopra Saluzzo. Dice che è bianca, faldata, che assomiglia al marmo di Carrara. Questo ha permesso di promuovere questo territorio come la montagna di Leonardo. Circa 15 anni fa è nato un bel anello di sentieri che ora ci riproponiamo di ripristinare, valorizzare e comunicare. La scelta di venire qua a gestire la locanda della Trappa è nata prima di tutto dal fatto che io sono di qua, ho lavorato per una quindicina d'anni via e ho voluto ricominciare a fare un po' di turismo dalle nostre parti. E tutto questo è stato molto motivato dai sindaci, dei comuni e da comunque da tutte le amministrazioni comunali del territorio. La scelta nostra è quella appunto di continuare a lavorare, provarci, e noi abbiamo delle grandissime risorse che devono soltanto essere riscoperte e portate alla luce e sfruttate. Abbiamo scoperto una montagna di soli 920 metri in Monte Bracco con 6 porte di accesso che portano attraverso percorsi destinati a chi ama lo sport all'aria aperta, quindi l'outdoor, in mountain bike o il trekking, su questa montagna dai 1000 segreti, dalle 1000 scoperte, dalle 1000 risorse. Io direi che venire a trascorrere qui una giornata è veramente un momento di soddisfazione per l'animo, si torna a casa rilassati, riposati, soddisfatti e si parlerà bene del posto che si è visto e si inviterà i propri amici a venirlo a visitare.